salute andiamo oggi a scoprire un museo vecchio in Ajaccio. Palazzo Vesce, composto da un museo, a biblioteca municipale e a cappella imperiale, è stato edificato sotto l'autorità di un cardinale Joseph Vesce, zio di Napoleone I. A orientà di Joseph Vesce era di Rea, in la sua città d'origine, in un quartiere di Uorcu, in Ajaccio, un istituto di arte e di scienza. Principiano i lavori di edificazione in 1828, per compiesi in 1852, assai dopo la morte di un cardinale. Vesce, appassionato d'arte, acquistò durante tutta la sua vita parecchie pitture, si parla di più di 16.000 opere, a spesso d'origine italiana. Ne face dono a un museo da Vene. E così che, da dando, un museo Vesce tiene un'importantissima collezione di pittori italiani. Dopo aver fatto da liceo, un astimento intrattenuto male sarà esoporte. Ma, dopo una ristorazione maior, torna a aprire un museo in 1990. In lui 2010 sarà classificato Museo delle Arti Belle. In collezione permanente, il fondo più assegnato è quello dei primitivi italiani. Ciò la precisa che la collezione dei primitivi italiani di Museo Vesce è forse la più importante di Francia dopo il Louvre in Parigi. Ma che vuole di primitivi? Sono chiamati primitivi i pittori italiani che in lu XIII, XIV e XV secolo cambiano la sua maniera di pingere. Si pittori introducono modi nuovi di fare pitture. Si tratta di l'umanizzazione di personaggi come qui in dell'opera maestra di Sandro Botticelli a Madonna Cuambino. Cedino ha messo in risalto di paesaggi e poi a creazione di a prospettiva, come qui in San Francesco di Lorenzo De Credi. Infatti si passa da pittura murale a pittura nata a pannelli di legno. Siamo dalle tecniche di pittura di un medioevo con l'icone di stile bizantino e andiamo piano piano verso la rinascita. In più di quelli famosi primitivi, il Museo Vesce propone collezioni diverse. Principiamo con la pittura barocca, che va da il XVII al XVIII secolo. Qui la pittura barocca napolitana, con San Benedetto. Figura di ve a messa in scena di un corpo umano. Poi è famosa Nature Morte di la scuola fiammenga. Abitura francese con suo quadro intitolato Zidelli che giocano di Blanchet. Volevo aggiungere di nuovo che una delle particolarità di un museo Vesce è la sua sezione dedicata ai pittori corsi e alla famosa scuola iacina di un inteso museo. Qui i giovani pescatori di Vrassati.
una delle particolarità di un museo vesce è la sua galleria dedicata a Napurio. Come non l'avevamo già detta, c'è un cardinale vesce che ha fondato un palazzo di un stesso nome. Un piano di un museo è dunque consacrato a suo nipote. Sono mostrate più di 700 opere in lea con il primo e il secondo impero. Oggetti d'arte, sculture, pitture tramandano a memoria di Napoleone Bonaparte. Fra queste pitture possiamo piantarci in anta un capo d'opera, Napoleone, primo imperatore dei francesi. E il pittore Gérard che fu incaricato di realizzare un ritratto ufficiale di Bonaparte. L'imperatore è rappresentato a ritto davanti alla sua sede. Porta una corona d'oro con la rivoglia. Tenne in la sua mano dritta un scettro con l'agura imperiale. Si vede di nuovo legio d'onore, decorazione inventata da Napoleone. Da notare che il suo ritratto era proprietà di Letizia Bonaparte, mamma di Napoleone e sorella di un cardinale vesce. Il palazzo vesce è stato creato da orientà di un cardinale vesce. L'ecclesiastico era il zio di Napoleone. Il museo vesce è famoso per via di sua collezione di primitivi italiani. A presto.